Buon venerdì sera, bentrovati ancora una volta insieme con l'appuntamento che vi tiene compagnia tutti i venerdì, che vi ha tenuto compagnia durante questa stagione, Win City Sport Weekend, sempre ospiti qui dalla sala Sisal Win City di Piazza Trento a Catania. Ringraziamo chiaramente chi ci ospita come ogni settimana, nella fattispecie la direttrice Marilena Marino, che dopo nella seconda parte sarà con noi. Vi dicevo, ancora una volta l'appuntamento del venerdì sera che vi tiene compagnia, sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione, e apriamo il sommario con la scaletta degli argomenti di oggi. In prima battuta il motociclismo col motomondiale, protagonista in Germania, Gran Premio di Germania, con la prova appunto sul circuito tedesco per la MotoGP. Andremo a vedere le quote nello specifico della classe regina del motomondiale. Poi spazio ai mondiali di calcio, ormai si è arrivati in addirittura d'arrivo, e oggi è l'anteprima della finalissima dei mondiali di Russia 2018, Francia-Croazia. Saranno loro a giocarsi il titolo mondiale. Nella finale per il terzo e quarto posto invece protagoniste le due sconfitte in semifinale, Belgio e Inghilterra. Poi nella seconda parte, vi dicevo, avremo una intervista live con la direttrice della sala che ci ha ospitato durante tutta questa stagione, in questi 8 mesi di programmazione, ovvero Marilena Marino. Dopo parleremo con lei anche di calcio, ed è stata davvero, come si suol dire, una buonissima profeta, perché aveva pronosticato una Croazia protagonista in questo mondiale. Complimenti a lei, ne parleremo dopo. Poi l'ultima multipla di questa stagione, una doppia in realtà, con le due partite, Belgio-Inghilterra e Francia-Croazia, appunto selezionate. Poi il video dal web, volevamo chiudere con l'ultimo video sui mondiali, con la vittoria dell'Italia nel 2006 a Berlino contro la Francia, l'Italia di Marcello Lippi, che si è laureata per la quarta volta campione del mondo. E poi in chiusura, ultime quote speciali Sisal Match Point per quel che riguarda i mondiali, e un'anteprima, ci affacceremo alla nuova stagione con le quote sulla possibile squadra vincente della prossima Champions League, con la Juventus adesso che è tra le grandi protagoniste dopo l'acquisto straordinario di Cristiano Ronaldo, che va a rinforzare la Juve, che appunto si candida come una delle favorite alla prossima conquista della Champions League. Ma parleremo anche di altre squadre e di tanto altro per quel che riguarda il mercato durante questa puntata. Apertura, che vi dicevo, dedicata al motomondiale, con la MotoGP e tutte le altre classi, la Moto2 e la Moto3, protagoniste in Germania, Gran Premio di Germania che si disputerà domenica. Domani ci sono le qualifiche, noi andiamo a vedere quelle che riguardano la classe regina, appunto la MotoGP, che riserva sempre grandi emozioni, e i piloti soprattutto si alternano durante i vari Gran Premi. Abbiamo visto nelle ultime settimane tante sorprese, però per questo Gran Premio favoritissimo Marquez, tra l'altro il più quotato, anzi le quote più basse sono proprio le sue, sia per quel che riguarda le qualifiche che per quel che riguarda la gara di domenica. Andiamo a vedere le quote di domani. Marquez, la pole di Marquez è quotata 1,60, quindi molto molto bassa, forse la quota più bassa di questa stagione, quindi dovrebbe far sua la pole. Poi addirittura gli altri staccatissimi, con Lorenzo e Vignales a 7,50, Dovizioso e Rossi a 9, via via tutti gli altri. Quindi Marquez grande favorito e molta attesa per lui dopo la prova difficile dell'ultimo GP, quando ha dovuto rimontare dalle posizioni, dalle retrovie. Per quel che riguarda la gara, quota ancora più bassa per Marquez, addirittura 1,55 per la gara di domenica, e anche per quanto riguarda la gara le quote sono simili alle le quote degli altri sono simili alle qualifiche: 7,50 Dovizioso e Rossi, Lorenzo a 9, così come Vignales, addirittura Pedrosa, che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione dalla MotoGP, quotato a 16. Queste le quote del Gran Premio di Germania. Abbiamo voluto fare questa prima parentesi in apertura, come facciamo spesso sugli altri sport. Quest'oggi abbiamo dato un'occhiata al motomondiale, che sicuramente ci regalerà tante emozioni, così come la Formula 1 con la Ferrari protagonista anche a Donington nello scorso weekend. Ma apriamo il capitolo dei mondiali di calcio, che si stanno per concludere. Sono rimaste le ultime due partite in programma: la finale per il terzo e quarto posto, che è quella tra Belgio e Inghilterra, le due sconfitte in semifinale, mentre la finalissima a giocarsi la Coppa del Mondo saranno Francia e Croazia. Francia che ha un titolo mondiale conquistato nel 98, ovvero 20 anni fa, la Croazia per la prima volta in assoluto in finale, proprio nel 98 aveva ottenuto il suo risultato più importante, ovvero il terzo posto in Francia. Quindi Francia-Croazia la finalissima. Andiamo a vedere quelle che sono le quote di queste due partite dopo un campionato del mondo che ha regalato veramente tante emozioni e tante sorprese, con le squadre più rinomate come Germania, Brasile, Argentina
e via via anche altre squadre che erano attese a delle ottime prove, che sono uscite nei turni precedenti. Belgio-Inghilterra, finale terzo e quarto posto, si giocherà domani alle ore 16. Favorito il Belgio con una quota di 2,20, occhio alla quota over, 1,55 potrebbe starci, addirittura anche l'over 3,5, quindi se volete puntare un po' più in alto, gol a 1,45, ci si aspetta una sfida fra due squadre che non hanno nulla più da perdere dopo le sconfitte in semifinale, quindi si giocheranno la partita a viso aperto. Il Belgio sicuramente in questo mondiale ha destato una grande impressione per il gioco. E veniamo invece a quella della partita regina, la partita che si svolge ogni 4 anni, la finalissima del campionato del mondo. Francia-Croazia, vi dicevo, Francia favorita, quota 1,95, pareggio a 3,30 se la gara appunto procederà sino ai tempi supplementari. La Croazia viene proprio da 3 partite, 3 qualificazioni raggiunte, 2 rigori e 1 supplementari, quindi ha ben 90 minuti in più sulle gambe rispetto alla Francia, che invece ha vinto sempre nei 90 minuti. Quota under 1,47, no gol a 1,60, qui invece ci si aspetta una partita abbastanza bloccata, come è successo d'altronde nelle ultime finali dei campionati del mondo, nelle ultime 3 edizioni si è sempre arrivati ai tempi supplementari o rigori. Ricordiamo in Brasile la Germania batté l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari. Queste le quote per quanto riguarda Francia-Croazia, ma prima di andare in pausa vi do le quote invece di quello che è il possibile podio in ordine, il podio finale dei mondiali. Chiaramente le varie alternative che vedete in alto sono quelle che non sono possibili appunto dopo le semifinali, ma la quota più bassa è quella che riguarda la Francia campione del mondo, Croazia seconda e Belgio terzo, che quindi vince sull'Inghilterra la finale per il terzo e quarto posto, mentre la quota più alta è Croazia vincente e Inghilterra terza con la Francia seconda. Queste sono le quote, potete anche puntare sul podio un'alternativa che offre Sisal Matchpoint. Ci fermiamo per la prima parte, torneremo dopo con la direttrice della Sisal. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Rientriamo per la seconda parte, apriamo subito come vi avevo promesso con l'ospite oggi con me, che è la direttrice della Sala Sisal di Catania, Marilena Marino. Ciao Marilena. Ciao Francesco. Intanto è un piacere di ritrovarti a distanza di qualche settimana e devo farti i complimenti per i pronostici. Davvero hai preso quasi tutto, dalle delusioni Germania, Brasile e Argentina alla sorpresa Croazia, e anche la Francia era tra le squadre che secondo te poteva far bene. Quindi complimenti davvero, diciamo che ne mastichi abbastanza di sport e hai una sorta di predilezione anche per i pronostici. Sì, è proprio vero. La cosa ha lasciato sbalordita anche un po' me. Però devo dire che sono stata sempre appassionata di sport, di calcio, quindi certo non è semplice fare un pronostico, però già quelle che erano le linee guida delle prime partite avevo intuito quale poteva essere la finale. Diciamo che tanti ti chiedono, anzi ogni tanto ti chiedono qualche pronostico, in passato te ne chiedevano spesso, però chi ti ha chiesto consigli per questo mondiale sicuramente avrà fatto bene. Sì, qualcuno ha preso il mio consiglio, qualcuno ha giocato con... ha fatto il pronostico con le proprie idee, però dico, va sempre bene. D'altra parte non ci sono regole nel calcio, è tutto da giocare, è tutto da vivere. Diciamo che almeno dovranno offrirti una cena o qualcosa del genere solo per i consigli azzeccati. Ti faccio la domanda subito, Sibillina,
Francia-Croazia, secondo te chi può vincere? Favorita la Francia, però è una finale comunque molto equilibrata. Sì, è una finale equilibrata. Secondo me, beh, tecnicamente la Francia è più organizzata, dei giocatori forti, ma come in tutte le partite ci può essere quel colpo di fortuna. Io prevedo al 90esimo un pareggio, se andai supplementari. Per me alla fine nel mondiale lo vinceranno ai rigori. Io la vedo così la partita, lo vinceranno ai rigori e lì, beh, gioca tanto la fortuna del gol che non va in rete, o del palo, della parata, della fortuna del portiere. Comunque è da vivere, è da giocare live, da seguire come tutti i match. È stato un mondiale equilibrato, segnatevi questo pronostico perché il pareggio davvero potrebbe essere un risultato su cui scommettere. Poi tra l'altro i consigli di Marina sono stati sempre perfetti in questi mondiali, quindi vi suggeriamo di farlo. Andiamo a chiudere questa nostra avventura con l'ultima puntata, infatti è un piacere averti qui anche per fare un po' un piccolo bilancio di quella che è stata questa stagione. Ci ha visti i protagonisti e ci ha visti i vostri ospiti qui nella sala di Catania. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati gli ospiti veramente graditi, avete portato avanti questo lavoro con grande professionalità, quindi ringrazio te, Francesco Ricca, Urban Media Agency, che veramente con tanta dedizione e tanto impegno settimanalmente ha seguito e accompagnato per mano i nostri appassionati. Diamo l'appuntamento adesso alla finale terzo e quarto posto di domani e alla finalissima di domenica pomeriggio alle 17 qui nella sala Sisal di Catania. Sicuramente ci sarà tanta carne al fuoco, diciamo così, saranno due partite seguitissime, soprattutto domenica. Grazie. Grazie a te Marilena, grazie di tutto e ancora complimenti per i pronostici di questi mondiali che si stanno per concludere. Adesso spazio alla multipla di questa settimana con una doppia, come è stato nella scorsa puntata, concentrata sulle finali di questi mondiali, le ultime due partite, come vi dicevo nella prima parte, Belgio-Inghilterra e Francia-Croazia, finale terzo e quarto posto e finalissima per la conquista della Coppa del Mondo. Andiamola a vedere subito, una doppia Francia-Croazia, under 2,5, non vogliamo spingerci oltre, prevediamo una partita bloccata, ce l'ha detto anche Marilena, potrebbe scapparci un pareggio, se volete azzardare un po' di più puntate sull'X oppure under 2,5, 1,47, mentre Belgio-Inghilterra vi proponiamo la quota combo 1 più over 2,5 a 2,89 per una quota totale di 4,25. Questo è il mio suggerimento per questa settimana, una doppia, speriamo possa portarvi fortuna almeno in quest'ultima puntata e darvi l'opportunità di vincere qualcosa, quindi in bocca al lupo. Questo è l'ultimo consiglio di Win City Sport Weekend per questa stagione. Noi salutiamo adesso gli amici di Radio Studio Centrale che ci hanno tenuto compagnia sia in questa puntata ma durante tutta la stagione invernale, primaverile e in questa stagione estiva anche durante i mondiali. Con loro l'appuntamento sarà poi per la nuova stagione, quindi un grazie sentito, a risentirci con gli amici di Radio Studio Centrale. Momento del video dal web per quest'ultima puntata, non potevamo che chiudere con le immagini della finale del 2006, quando l'Italia di Marcello Lippi si laureò campione del mondo vincendo ai rigori contro la Francia, quella finale in cui Zidane portò in vantaggio la Francia su calcio di rigore e poi il pareggio di Materazzi. Peraltro una nazionale, quella là di Marcello Lippi, che come stiamo vedendo anche dalle immagini arrivò in Germania tra mille difficoltà, se ricordate bene quell'estate fu l'estate di Calciopoli con la retrocessione d'ufficio della Juventus in Serie B e lo scandalo legato al mondo arbitrale, eppure quella nazionale che non aveva credibilità quasi per nulla dagli addetti ai lavori seppe fare grandi cose con un super capitano Fabio Cannavaro che guidò gli italiani, guidò la nazionale azzurra e tutti gli italiani al sogno mondiale fino appunto alla conquista del quarto titolo dell'Italia, battendo appunto i calci di rigore alla Francia. Ricordiamo le realizzazioni di Pirlo, Del Piero, De Rossi, ma soprattutto Fabio Grosso, l'ultimo rigore decisivo dopo l'errore di Trezeguet in quella partita infinita, dopo le reti appunto, come dicevo, di Zidane e Materazzi. Peraltro fu la partita anche segnata dalla testata proprio del francese Zidane all'ultima partita con la nazionale nei confronti dell'ex difensore dell'Inter. Quindi queste sono le immagini di quest'ultimo video dal web
che abbiamo selezionato per quest'ultima puntata, immagini che ci fanno ancora sognare a distanza di 12 anni. Proprio nei giorni scorsi è caduto il 12° anniversario di questa finale. Voliamo all'ultima parte della nostra puntata di oggi, ultima schermata con le quote speciali Sisal Win Seat, Sisal Match Point, l'abbiamo dedicato a, proprio alle ultime partite, ovvero ai giocatori che possono segnare una doppietta nelle ultime due partite, finale terzo e quarto posto e finalissima. Per quel che riguarda Belgio e Inghilterra, abbiamo selezionato Harry Kane, se dovesse segnare almeno due gol, quotato a 6,50, così come Lukaku. Tra i due potrebbe essere Lukaku quello a realizzare più reti, visto che il Belgio arriva probabilmente un po' meglio a questa finale per il terzo e quarto posto. Per quel che riguarda Francia-Croazia, invece, Mbappé doppietta o più gol a 9, Perisic della Croazia a 16, così come Mandzukic, mentre Griezmann, sempre della Francia, quotato a 9. Concludiamo questa ultima puntata con, aprendo una finestra sulla nuova stagione, andando a vedere in anteprima le quote della prossima Champions League, ovvero della squadra vincente della prossima Champions League, finale fissata l'1 giugno 2019. Queste sono le quote, soprattutto dopo un mercato che ha portato Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo, se non in questo momento il più forte, alla Juventus. Juventus che adesso infatti è tra le favorite alla conquista della prossima Champions League. Infatti andiamo a vedere le quote. Manchester City di poco favorito a 6, poi Barcellona e Juventus a 6,50. Addirittura Real Madrid, dopo la perdita di Cristiano Ronaldo, adesso è quotato a 7, anche perché ha vinto le ultime Champions League. Sappiamo che negli ultimi anni, nelle ultime tre stagioni, ha trionfato sempre il Real Madrid. Poi Bayern Monaco a 8, Paris Saint-Germain che ha ufficializzato Buffon, che spera di poter centrare questo unico obiettivo che gli manca, ovvero la Champions League. E poi le altre italiane le andiamo a vedere: il Napoli a 40, l'Inter a 40 e la Roma a 50. Quindi le altre squadre sicuramente molto più staccate per quel che riguarda le squadre italiane. Ci fermiamo qui, finisce qui questa puntata di Win City Sport Weekend. È stata una gran bella avventura. Ringraziamo ancora una volta tutto lo staff della Sisal di Catania che ci ha ospitato. E l'appuntamento è alla prossima stagione. Buon'estate, buone ferie. Ci ritroviamo presto. Da Francesco Ricchi è tutto.